tutti, siamo a Castel Volturno, a 50 km circa dalla città di Napoli, ed è qui che si allena la squadra di Sarri. Il motivo della nostra visita? Perché siamo venuti a trovare l'uomo del momento, un giovane attaccante, anzi uno dei migliori attaccanti della Serie A, è Manolo Gabbiadini. Ciao Manolo, grazie di essere qui con Total Italian Football. Ciao Laura, grazie a te per intervistarmi. Ho detto l'uomo del momento perché proprio adesso il Napoli si affida a te. Come senti questa pressione? No, la vivo serenamente, perché comunque se soffrissi la pressione non giocherei a Napoli, quindi sono sereno e vivo la mia vita tranquillo e mi alleno serenamente e poi vado in campo e cerco di dare il massimo come ho sempre fatto, tutto qua. E questa è l'occasione che aspettavi? No, con l'infortunio di Milik, anche se mi dispiace logicamente, anzi colgo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo sia a lui che al mio compagno di nazionale Montolivo. Sì, forse questa è la mia occasione, però come ti ho detto prima, devo vivere serenamente e i numeri sono a mio favore, perché comunque per le presenze, i minuti che ho fatto, ho fatto parecchi gol e sono contento di tutto questo, sono fiero di essere in una squadra come il Napoli, anche se fino ad ora ho giocato poco. Ho vissuto magari il periodo l'anno scorso, quando Gonzalo è stato squalificato 3 giornate, che magari uscivo, andavo in centro con la mia famiglia e mi facevano sentire forse un po' troppo importante per il Napoli, quindi quei momenti li ho vissuti un po' stranamente, diciamo, però in campo i miei compagni mi hanno aiutato subito, ho trovato 3 gol in 3 partite, quindi diciamo che è andata più che bene. Manolo, tu sei affermatissimo in Italia, però tanti all'estero non ti conoscono ancora. E che migliore momento proprio con noi di Total Italian Football di farti conoscere. Che giocatore sei? A parole non sono bravissimo, quindi preferisco farmi notare in campo. Sono un attaccante che si sa adattare ai vari moduli, 1, 2, a 3, largo a destra, centrale. Un attaccante forte nel tiro, abbastanza forte fisicamente. I due allenatori che posso citare nella mia comunque breve carriera fino ad ora, uno è Ciro Ferrara, perché grazie a lui non sarei qua ora, perché quando giocavo poco in Serie B o comunque in Serie A nell'Atalanta, i primi anni della mia carriera, lui mi ha sempre convocato un Under 21, mi ha sempre fatto giocare titolare. E il secondo allenatore è Mihajlovic, che alla Sampdoria mi ha fatto esplodere, diciamo. Se ha qualcosa da dirti te lo dice senza nessun problema, che sia una cosa bella, che sia una cosa brutta, quindi Quando c'è questo tipo di rapporto riesco a dare il massimo di me. Allora, ho letto che facevi il meccanico a Bergamo da giovane, vabbè da giovane, hai 24 anni, però insomma facevi il meccanico e anche il giorno della tua convocazione in Serie A sei anche passato in officina, è vera questa cosa? Sì, 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 è tutto vero. Ho lavorato 1 anno e mezzo in una ditta di meccanici, che sono i miei parenti e il proprietario mio zio, e anche dopo l'esordio in Serie A a Parma, il giorno dopo sono andato in officina, perché comunque era il mio lavoro a quell'epoca, quindi ero fiero di farlo, mi divertivo, erano tutti bravi con me e era una mia passione, i motori sono la mia passione, quindi era più un divertimento, non un lavoro. Continuiamo a parlare di Gabbiadini fuori dal campo, perché ho saputo che tua sorella è la Messi del calcio femminile. Sì, anche da piccolino io andavo al mio paese all'oratorio, che lei giocava lì, e un giorno, mi ricordo ancora, c'era una palla magari un po' difettosa, un po' usata, un po' vecchia, e lei ha un calcio molto forte, anche se è destra, non come me è destra, però tira molto forte. Ha tirato la palla, ha preso la traversa e la palla si è sgonfiata, si è bucata. Quindi mi è rimasta impressa quella scena, perché ero piccino io, quindi questo me lo ricorderò sempre.